Siamo all'arrivo della maratona dei Chianti, una maratona dura, gli arrivi di ora sono più o meno sulle 5 ore come sottoscritto, e qui con noi ci sono due personaggi famosi delle nostre corse, eccoli qua. Allora, Graziano, dici un po' il tuo tempo. 4.17, te invece ci hai messo? 4.04.19. E sei arrivato? Terzo di categoria. Graziano, sei arrivato? Ennesimo di categoria. Io sono arrivato ultimo di categoria, quindi mai niente. E invece parliamo un po' di pesca subacquea, perché qui abbiamo dei campioni. Allora, abbiamo un campioncino di pesca subacquea. Domenica cosa c'hai? Le gare di pesca subacquea, l'età di 61 anni. Ma sempre 30 metri sotto? 30 metri sotto? Ma il pesce lo prendi? L'apnea. Il pesce lo prendi? Tantissimo. Cernie ce l'ho diverse nel congelatore. Ecco, allora sappiamo dove andare. Non ci ha mai invitato. No, se la volete mangiare, una la posso far mangiare. Si fa mangiare. Senti, domenica invece c'è domenica? Le secche alla memoria, la gara di pesca subacquea. Allora, domenica tutte le secche alla memoria con gommoni, così si arrota, capito? Si fa, lì si fa. Te invece, grazie a domenica, che appuntamento c'hai? È la maratona di Luca. Maratona di lui. Tanto bene. Madonna, ragazzi, no, veramente. Si era già scordato. La maratona di Luca, ha detto nulla. Sentitemi, fate un commento su questa corsa, come vi è sembrata? A me, io la prima volta la faccio, mi è piaciuta molto. Aiuta, è bella, dura, però è tutta sali scende. Non ci voleva il vento. Senti, ma colline ne abbiamo passate, colline? Colline ce n'erano, Boschi. Mamma mia. Meno male, una piovuta. Se pioveva, era da loro. Con la mota, c'era da morire. Va bene, io salutate i nostri telespettatori. Ciao, e alla prossima. Ciao.